grandi strade piene, vecchi alberghi trasformati. Tu scrivi anche di notte, perché di notte non dormi mai. E se ti fermi, convinto che ti si può ricordare, hai davanti un altro viaggio e una città per cantare. Salve, salve da Simone Merini e benvenuti alla nuovissima puntata di Una città per cantare. Ancora una volta siamo qua nel bellissimo Teatro del Navile che si trova a Bologna in via Marescalchi, angolo via D'Aseglio, in pieno centro, vicino a Piazza Maggiore. Anzi, andate a vedere il sito proprio del Teatro del Navile perché fa sempre delle bellissime iniziative, www.teatrodelnavile.org. Stupende iniziative come quella di stasera, di oggi, sono le Notte del Cuore 4 che unisce teatro, poesia, musica e vede la partecipazione di cantautori molto bravi, a cominciare, ecco l'abbiamo qua, uno, ma è molto bravo e avrete modo veramente di vederlo, Marco Belluzzo. Grazie a te, grazie dell'invito e grazie anche a Nino per questa cornice e anche per darci ospitalità per le Notte del Cuore. Infatti ricordiamo che Nino Campisi è il direttore del Teatro del Navile di Bologna e ha avuto anche quest'idea naturalmente di organizzare le Notte del Cuore 4, insomma anche quelle naturalmente precedenti, per dare veramente visibilità a artisti che veramente meritano. Allora, Marco Belluzzo, di Legnago, giusto? Legnago, provincia di Verona, perché a volte si sbaglia con Legnano, che è provincia di Varese, se non sbaglio a mia volta. Vuoi raccontarci qualcosa di te? Io insomma ho avuto modo anche di vedere anche su YouTube alcuni tuoi filmati, di documentarmi come cantautore, ecco, raccontaci qualcosa della tua attività. Allora, guarda, cerco la sintesi. Certo. Parto 30 anni fa, non fare conto degli anni perché è facile farlo, da Bologna, quindi 86 fino 86 e inizio a suonare praticamente qui, prima a Verona, qui e conosco anche la fortuna di conoscere Lucio Dalla, anche di dare alcune mie cose, e quindi osterie varie, osterie di poeti, alla Campana se c'è ancora. Poi, diciamo, dopo ho cominciato ad uscire qualche demo, poi dopo i demo alcuni EP, fino ad arrivare a Rimanere in Equilibrio, uscito ormai 3 anni fa, un paio d'anni fa, con la Cat Sound. E c'è un particolare, che la mia produzione comunque è sempre stata effettuata con Mario Marcassa, che ringrazio e saluto, della Cat Sound, David Cremoni, Emilio Pizzoccoli alla batteria, adesso ho anche l'onore di avere nel prossimo disco in uscita fra pochi mesi Luca Donnini, un sassofonista di livello europeo. Tra l'altro vogliamo ricordarlo che l'anno scorso proprio tu con il tuo album, con la tua Rimanere in Equilibrio, hai vinto il Voxil Voice Festival. Sì, proprio qui. Se devo essere sincero però, perché io devo dire quello che penso, c'erano tante altre cose molto belle. Forse un pizzico di fortuna. Beh, Bologna è una città estremamente musicale, vede tanti artisti, non solo di Bologna, cimentarsi sempre con il mondo cantautoriale e ringraziamo ancora una volta Nino Campisi naturalmente per dare questa possibilità a tutti voi. Vogliamo anche, raccontaci, mi raccontavi anche di un episodio che quando avevi conosciuto il grande Lucio Dalla, ecco, per vedere anche. Allora, diciamo che tutto è iniziato con le cassettine, perché per i giovani vorrei dire che una volta si promuoveva musica, non c'era chiaramente nulla, si promuoveva musica con la cassetta, io l'ho proposta, mi ricordo, a Lucio, lui l'ha anche ascoltata. Se devo dire la verità, nel mio percorso musicale l'inizio facevo più che altro cover, cantavo nelle varie osterie, dei poeti, campane e via, oppure nelle piazze, quella che poi negli anni si chiamerà street art, che una volta era cantare per la piazza, molto bene, e andando a trovare una volta Lucio con una mia amica, Anna, una cosa bellissima, lui ci ha eseguito in via Rolandino, perché 30 anni fa loro non erano né qui in via D'Azeglio né in via Farini, con la pressing andarono dopo in via Farini,
e ci eseguì Anne Mark al pianoforte, io non lo dimenticherò mai e lo ringrazio. Beh, sicuramente un momento molto bello, toccante. Una, beh, Lucio, il grande... Anna, la mia amica, e Marco, io, ci ha proprio suonato la canzone, è una cosa da Lucio questa. Lucio vi ha fatto sicuramente un bellissimo omaggio, poi fonte di grande ispirazione totale per tutti coloro che si approcciano alla musica a Bologna, non solo, naturalmente. È che non è amore, l'amore inizia e finisce. Ciao con la mano tra nulla dire, e che non è amore che non ci riesce, è una spina spezzata che entra e non esce, un sottilissimo buco e l'aria non c'è più, il cuore di una madre che non ha. Sale quando il mare cresce, un sottilissimo buco, l'aria non c'è più, il cuore di una madre che non batte più. Salaggiù, ormai in equilibrio, salaggiù, ormai in equilibrio, salaggiù. Non rimango in equilibrio, una lacrima da sola può spegnerti un fuoco, fare finire un dramma, rifartelo di nuovo, caricare, puntare, mirare, bersaglio in movimento, ma adesso sono stanco. Mirare, fare fuoco, non fuoco, non esce, non esce più, non esce, non esce più. Un po' e poi ti spiego la
metamorfosi di Piero, a metamorfosi di Piero. Si incastrano al catrame, è catechetica lo spreco, un putto tende un arco senza spago, allunga il collo e poi ti spiego la metamorfosi di Piero. Sembra di essere a New York, oh no, che per volare c'è mancato, le pinne, le braccia, le mani, ma per volare servono le ali, le ali, le ali, le ali, le ali a nuovo. Cadono come palloni di fango, io ricordo, e di nebbia, di una bassa nebbia, di una bassa categoria, di chi gioca in periferia e sempre con la stessa compagnia. Chi non si ricorda il vecchio Pascutti, un nonno per tutti i giocatori, poi sorridenti, guardaline di parte, poi secchi d'acqua, gelida d'inverno, o quel mister che per noi era il padre eterno.
quella spugna che miracolava, il male del contrasto di gioco, quella bandierina che si alzava, che però non decideva il fuorigioco, che però mi suggeriva il fuorigioco, ma agli scopi del primo sole si giocava. Anche nella prima campagna, e quell'odor di fieno che bloccava il fiato, e il profumo di ciliegie d'erba spagna, e il profumo di ciliegie d'erba spagna. Cause I think I've swallowed more than I can comprehend. So late. Bene, siamo ancora di nuovo qua con il bravissimo Marco Belluzzo, siamo sempre a Teatro del Navire, dove questa sera lui sarà uno dei protagonisti delle Notte del Cuore numero 4, e stasera è oggi, mentre stiamo registrando, è il 19 marzo, quindi è la festa del papà, e so che tu hai scritto una canzone, un qualcosa proprio dedicato ai papà. Perfetto, allora, festa del papà, io è festa mia perché sono papà, e ho ancora la fortuna di avere il mio, quindi una festa dove ho ricevuto gli auguri e dove li ho fatti, chiaramente papà molto anziano. In rimanere in equilibrio, un pezzo, si intitola Clara, è proprio, non è altro che una lettera di un padre alla figlia con problemi, diciamo, di origine psichica, con delle difficoltà, e quindi un pezzo toccante, secondo me, una storia vera, Clara, un nome di fantasia, e quindi pensavo in questa occasione, e dal vivo non l'eseguo praticamente mai, di proporla, ecco, per uscire un po' dagli schemi. Ben volentieri, quindi prendi la chitarra e siamo qua pronti ad ascoltare il tuo pezzo, Clara. Armonica. Dillo un'altra volta, Clara, sei guarita, non c'è fuoco e non c'è ghiaccio sulle punte delle dita. Dillo un'altra volta e poi lasciati andare. La corrente corre veloce dentro alla testa, è solo amore quello che resta, è solo amore quello che poi resta. Clara, mandami un bacio, Clara, mandami un bacio ancora, Clara, mandami un bacio, Clara, mandami un bacio ancora. Sì, è come un farmaco che passa nel cervello, che passa nel cervello ed entra dentro. È come un farmaco che passa nel cervello ed entra dentro. È solo amore quello che resta, è solo amore quello che ci resta. Thank you.
Clara, mandami un bacio. Clara, mandami un bacio. Clara, mandami un bacio ancora. L'ultimo bacio ancora. Angiolino con le ali nuove, angiolino con le ali nuove, Marco, tu ci hai fatto sentire la tua bellissima canzone live. Clara, però sempre live, io qua ho il tuo CD, Marco Belluzzo, Rimanere in Equilibrio, che è uscito l'anno scorso, tra l'altro lo facciamo vedere. Vuoi dirci qualcosa inerente al tuo CD? Allora, Clara è un pezzo contenuto nel disco, io in genere non commento mai, diciamo, le canzoni, non le preciso mai fino in fondo, comunque sì, è come un farmaco che passa nel cervello ed entra dentro, è riferito all'elettroshock. E infatti Clara, che è un nome assolutamente di fantasia, è una ragazza con forte depressione che è riuscita a risolvere il suo problema grazie all'elettroshock. Questo era per spiegare. Certo, il CD tra l'altro è ancora trovabile, no? Mi dicevi? Tutti gli store musicali. E infatti la Cat Sound l'ha veramente messo in tutti gli store, quindi è acquistabile. Perfetto. iTunes, i vari Amazon, CD Baby, l'hanno messo dappertutto. Veramente. Progetti a breve o futuri? Hai qualcosa in uscita, qualcosa a cui stai lavorando? Ecco, diciamo con la stessa Cat Sound, quindi con gli stessi musicisti, abbiamo già completato 6 dei nuovi 10 inediti del nuovo CD e penso esca a giugno. Poi il CD è sempre quello, pensi che sia una data, passano 2 o 3 mesi, comunque giugno-luglio, e quindi saranno altri brani inediti. E è un CD, io sono molto critico con le mie cose, però che suona molto molto bene. Bene, ti stai facendo conoscere, comunque sei spesso invitato in tanti posti, non solo qua al Teatro del Navile, ma chiaramente Verona, che è un po' la tua città d'origine, anche se sei lì vicino, però comunque Verona... Io infatti sono lignaghese e sono particolarmente orgoglioso di essere. Saluto Gianluca Naldi, che è passato. Anche lui è protagonista, Gianluca Naldi, delle Note del Cuore 4, con te questa sera. Sì, ed è una grande persona, non solo un grande musicista. E, ecco, volevo dire, io lignaghese mi vanto un po' perché, diciamo, sono concittadino di Antonio Salieri. E allora, con i dovuti, però forse un po' di musica noi... Ce l'avete nel sangue. E dal Teatro del Navile ci siamo spostati un attimo qui in Piazza dei Celestini, vicinissimi, perché qua c'è la celeberrima statua dedicata a Lucio Dalla, dell'artista Carmine Susini, bravissimo, avete visto, statua in bronzo, e sono qua naturalmente con Marco perché lui ha dedicato proprio una sua canzone al grande Lucio Dalla, giusto? Sì, ci siamo spostati dal Teatro del Navile, che è il teatro di Lucio Dalla, dove ho l'onore di suonare e cantare molto spesso, e per Lucio ho scritto Cuore di Vinile, è una traccia inserita in quello che rimane il mio ultimo disco, e quindi esprimevo il desiderio di accennarla, di suonarla qui, proprio in questo punto. Tra l'altro ho visitato anche la sua meravigliosa casa e lui era una persona particolarmente legata proprio all'arte, e questa street art per lui sarebbe stata una gran cosa, sarebbe stata molto apprezzata. Sicuramente Lucio ti sta ascoltando con grande interesse. Allora, prego. Ce n'era ancora di jazz nelle dita, mentre un disco gira di mare, che ci lascia il sale sulla pelle, di neve come scolorina mentre un disco gira. Come scolorina mentre un disco gira. Ce n'erano ancora di portici in salita, di cappelli, di guanti senza dita.
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Potessi aprirti il cuore con la chiave, metterci dentro le dita, fare ricoprire, provare a ricoprire, aprire e ricoprire i fili, soffiare per farlo ripartire, per farlo funzionare, soffiare per farlo ripartire, per farlo funzionare. C'era odio, unghiate di demonio tra le righe dentro Wikipedia, nelle preghiere in San Petronio. Non c'era sfarzo, era pura cosmesi lessicale, gocce di veleno dentro l'acqua santa, fiocchi di lana quando tremi, un tu che fanno quando vanno i treni. Gommavi, ci acceleravi con i motori, astronave, ed il cielo di Bologna da volare, verticale, che ci salivi, che ci scendevi con gli ascensori, inclinare, che ci sgommavi, ci acceleravi. Ed il cielo di Bologna da dentro le dita, tagliare, ricucire, riannodare bene tutti i fili, soffiare per farlo ripartire, per farlo funzionare, per farlo funzionare, per farlo funzionare. Ecco, un'ultima cosa, se qualcuno ti volesse contattare, se tu ti volesse trovare, dove sei? Hai un sito, hai una pagina Facebook? Ho tutto, c'è il mio canale YouTube, se volete vedere, ormai sono una ventina di video. Tanti video live, tra l'altro anche al Teatro del Naviro, ho visto. Sì, anche qui, per la gentile regia di Nino, e chi mi vuole trovare, insomma, mi trova. Canale YouTube, Facebook, insomma... È veramente un piacere avere qua con noi Marco Belluzzo. Vuoi aggiungere qualcosa? Abbiamo detto quasi tutto. Allora, saluti finali e mi raccomando, seguiteci nella prossima puntata di Una città per cantare, con grandissime sorprese. Ciao da Simone Merini! Ciao, e da Marco Belluzzo. Marco Belluzzo, ciao!